Ciao a tutti, Ciao. Ben ritrovati, siamo qui per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Gadieri. E con me il nostro chef Nicola Vizzarri. Oggi carne, facciamo delle coscette di pollo che andiamo a dissossare, aromatizzare con un po' di pasta di salsiccia, chiudiamo con dello speck e lo cucineremo un po' in padella, poi finiamo in forno e lo adagiamo su un letto di funghi. Pleurotus, chiamato anche qui cardoncelli, giusto. Anche cardarelle, diciamo, un po' dipende da quello che si trova. Vabbè, quello che si trova, frutta e verdura, sì. Bene, gli ingredienti sono coscette di pollo, salsiccia, speck, cacio molisano, funghi, in questo caso abbiamo cardarelle, detto anche pleurotus in italiano, olio extravergine oliva, aglio e prezzemolo. Andiamo a dissossare subito le nostre coscette. Si va subito, no? Si parte, sì. Qui, eccolo qua, basta seguire l'ossicino. Vabbè, se qualcuno non riesce, se lo fa fare dal macellaio. Sì, certo, però a volte, sa, è anche bello. Io ci riesco, mi piace dissossare. Vedi, ce l'abbiamo fatto, non ci vuole, diciamo. Ci vuole, ecco, si dice qua. Arte da scrivere, come dicono. È abbastanza semplice, poi se non si è proprio sicuri di utilizzare il coltello, lasciamo qua il nostro macellaio. Prendiamo anche quest'altra. Beh, l'importante, vedi, è togliere subito, incidere la parte della pelle qui, in modo da poi andiamo all'interno coscia, seguiamo la parte dura dell'osso. Ecco qua. Comunque diamo anche nozione di come si può fare, chi lo si vuole cimentare a casa. Sì, certo. Ma per meno vedi pure, no, come si fa. Certo. Il coltello sempre... Attento il coltello, attento le dita. Più che altro le dita. Sì, e poi si fa un po' così. Vedi? Si fa bello così. E si va a incidere la parte superiore. Poi possiamo un attimo aprire così, un po' da... renderli più omogenei ed andarlo a farcire. Ecco qua. A posto, un pizzico di sale. Andiamo a mettere un po' di cacio molisano. Andiamo a ricavare un po' di... metteremo all'interno. Andiamo a mettere la nostra farcia di pasta di salsiccia, no? Per dare quel mordente piccante, in dolce più. Oppure possiamo, come lo gusta, possiamo tra virgolette sceglierlo come ci piace. Certo. Possiamo mettere anche un po' la salsiccia chiamata fegatazza, no? Che c'è un po' la fegatazza, spolendo, sì. E quindi devi essere pure brava certe volte. Beh, certo, certe bisogna, hanno proprio fantasia alla cucina. Se non ho fantasia, non si mette, basta seguire il programma. Non si mette proprio vicino alla cucina, ecco. Mettersi, certo, vicino alla televisione e segui il nostro programma. Mettiamo le nostre fette di speck. Ecco qua. Ecco qua come si sono aggiustate bene. Poi la parte un po' di questo filetto di grasso tiene umido. Ecco qua. Bene, mettiamo in una padella un po' di olio extravergine di oliva, li andiamo un attimo a rosolare, volendo. Non si possiamo può, anche, voglio dire, non lo puoi legare questo, volendo, no? Sì, ma mettendo la parte di sotto così, non, anche chiude, perché poi eh, si tende a restringersi. Sì, sì, rimane chiuso. Sì. Un altro filetto di pizzico proprio di sale, mettiamo uno spicchietto d'aglio in camicia per profumare, l'altro lo teniamo per i funghi. Guarda che bello, sì, si tiene già, si tiene non già ha la bisogno, forma, sì, sì, sì. Non ha bisogno di legarlo. Anche perché non subisce strapazzamenti in cottura. E se devi essere pure delicata a girarlo. Questa rosolatura comunque dona sapore. Mamma che profumo, specchio. Beh,
pure questa ricetta è buona. Andiamo come sempre a cucinare. Io li faccio tutto, lo sai, a casa. Beh, sono contento. Anzi, poi più provi e più entri un po' in questa filosofia di dare quell'attenzione, sì, in più. Sì, perché ci sono delle cose particolari, le ricette. Mettiamo a cucinare anche i nostri funghi. Ecco qua, guarda bello. Qua. Il rumore che ti piace a te fa, vedi? Sì. Aggiungiamo il nostro fondo di cottura. Aggiungiamo un altro pizzico di olio, filo di olio. Ecco qua. E lasceremo cucinare in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. Sì, sì. Ok. Attendiamo la cottura e torniamo presto. Antonella, i nostri, sì, funghi sono quasi pronti. Pronti. Le nostre coscette di pollo anche sono ben dorate, quindi finite di cucinare. Andiamo a prendere. Guardate che belle. Sono venute proprio belle. Eh? Sono venute proprio belle. Sì. Da vedere, poi da vedere se sono buone. Penso di sì. Dovrebbe. Tutte le ricette, dai. Incidiamo un po' piano piano. E tagliamo piano piano, in modo che. Ah, vedi. Ecco qua. Mettiamo sul nostro piatto i nostri funghi. Mettiamo un po' di prezzemolo tritato e olio. Ecco qua. Bello, il prezzemolo ci sta proprio bene, sì, con i funghi. Mi piace. Un filo d'olio extravergine d'oliva. Poi freschi arrostiti così, ah, hanno un profumo e un sapore. E poi andiamo. Ecco qua. Guarda questo caciocavallo che si è sciolto. Eccoci qua. Abbiamo fatto un bel secondo. Bene. Il piatto è pronto, non resta solo che gustarlo. Sì. Augurandoci che anche questa ricetta vi sia piaciuta, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.